Giusto, grazie, faccio il crack, ci continuare Yakuza 3. Allora, dovevamo fare, chiedi una cosa a Shiro. Allora, tu, non sei tu, vero? Ah, Koji, hai visto Shiro? No. Cosa, tu Riona? No, non ho visto nemmeno io. Forse è da qualche parte che gioca. Con questo ragazzo vabbè, puntini. Chissà dove minchia è. Forse è in spiaggia di nuovo, nel du... Voi altri l'avete visto? Avete visto? Ma si picchiano? Cosa fate? Ma si picchiano, Kiryu, cosa gli hai insegnato? E Shiro con voi? Via! Vabbè. Ma Kiryu, cosa gli insegni? Non colpirmi! Sì, va bene. Vabbè. Vi ho chiesto una domanda. Ti ho chiesto una cosa, Taichi. Dai! Non puoi vedere che siamo occupati qua. Dai, fate una pausa un secondo. Sapete dov'è Shiro? Forse nella nostra stanza? Gli abbiamo chiesto se vogliamo giocare, se voleva giocare con noi, però ha detto di no. E vabbè, continuo a fare Superman Punch. Sono contento che voi ragazzi siete pieni di energia, solo, vabbè. Non fatevi male, ok? Faremo attenti. Tu non stai mai attento. Guardalo dentro. Kirio è già stanco di fare il padre, un uomo già finito. Allora, bene, a questo punto chiedo a tutti. Dai. È la triste, però chiedo a tutti quanti. Avete idea dove è Shiro? Io no. E Rizumi? No. No. Ho visto Taichi Mitsuo giocare con un... Ah, ok. Ok, va bene, bene. La. Come se non posso correre dentro. Shiro, cosa diavolo succede? Ehi, Shiro. Sta tutto a posto? Non credo. Sto bene. Non mi stare bene. Tutti quanti stanno divertendo fuori, tu sei qui da solo. Sei sicuro che stai bene? Lasciami da solo. È successo qualcosa a scuola? No. C'è da fare una ragazza? Cosa intendi? Beh, sei a quell'età che quei ragazzi cominciano... No. Lasciami in pace, ok? Ma come ha mal di pancia? Hai mal di pancia? Veramente no. Non sembra che voglia parlare, forse gli altri sanno qualcosa. Ma che... Ma cosa minchia succede? Qual è il problema? Ma santi Dio, Kiryu... Problemi importantissimi. Posso scrivervi di nuovo? Qualcosa non va con Shiro. Sapete che se è successo qualcosa a scuola? Io no. Ci vediamo a malapena. Tu, Riona? Anch'io. È una classe più piccola di me. Quindi le nostre classi sono molto distanti. Scusa. Va bene. Vuoi che io capisca cosa è successo? Come la fai? Vabbè, è facile. Lo metterò in un chokehold. Quello lo farà parlare. È una buona idea. Scommetto che... Ma no, ma che cosa triste. Dai. Dovresti... non menarlo. Va bene. La romanzina subito. Lasciate perdere, lo faccio io. E tenetevi le mani per voi, Koji. E tieniti le mani in tasca, Koji. Fai solo casino. Va bene. Ma che tristezza, però. Voi altri sapete qualcosa? Ayako, cosa c'è? Ma zio casa, non posso tradurlo. E per Shiro? Sì. Qualcosa c'è, non va. Sai se ho problemi a scuola? Non sono sicura. Non siamo nella stessa classe, grade, nel stesso anno. Hai sentito qualcosa, Izumi? No. Ma che palma sono tutti... Kiryu, santo Dio, ho adotto dei bambini tutti quanti della stessa età. Che casino. Ok. Vuoi che... Prova a chiederglielo? Nah, vabbè. Se dirà qualcosa sarà probabilmente un altro ragazzo. Ci provo di nuovo. Però se voi altri sapete qualcosa, finché non avete finito di menarvi tantissimo. Cos'è quella cosa là, in fondo? Un attimo, cioè, cos'è questa cosa qui? Esamina. Qualcosa è arrivato per strada? Una scatola di legno è arrivata in riva. Vuoi prendere la scatola? Sì. Merda, è vuota. No! Che palle, allora ci può essere anche le
le scatole piene di cosa? Poi lo stamina che arriva per mare. Voi altri sapete qualcosa? Taichi! Mitsuo! Non adesso! Vabbè. Lasciate. Smettete un secondo e ascoltatemi. Va bene. Cosa c'è? È per Shiro. Cosa? Non è nella nostra stanza? Lo era. Ma non mi parla. Sì, lì è seduto, rannicchiato in un angolino. Sì, lo fa un sacco recentemente. Cosa? Perché? Ovviamente perché sta venendo bullizzato. Bullizzato? Come lo sai? L'ho trovato che piangeva nella... in boys room, nel bagno, boh. E a scuola un paio di settimane fa. Quindi gli ho chiesto cosa non andava. E... te l'ho detto in quel momento del bullismo? Sì. Credo che sta venendo. Cioè, ancora peggio ancora. Perché? Oh merda. L'hanno picchiato. E non fa sport. E niente di. E niente che di. Cioè, non. Porca troia. Non fa né sport né altre cose che avrebbe potuto procurarsene. Gli hai detto un insegnante? No. Ah, il bullismo diventa peggio ancora se fai la spia. Comunque, ho sentito abbastanza. Parlerò all'insegnante io stesso. Aspetta, signor caso. Non so se è una buona idea. Perché io tiro fuori il telefono subito. Incazzato ero. Ryukyu elementari. Parla Shimoto. Salve, il mio nome è Kiryu del Morning Glory. L'orfanotrofio, giusto? Deve essere il guardiano per quei poveri ragazzi. E chi è lei, esattamente? Ah, sono uno degli insegnanti di questa scuola. Perfetto. Sono... cioè, sono chiamato per uno dei miei ragazzi. Shiro, posso parlare con il suo insegnante? Ah, sono io. Qual è il problema? Beh, ho una ragione per di credere che sta venendo bullizzato. Bullizzato? Che prove hai di questo, eh? E qualche strano scherzo? Credimi, non sono il tipo che fa scherzi. Shiro è nella sua stanza, non parla a nessuno. C'ha delle ferite. C'è una ferite da. Sì, delle ferite nel suo corpo anche. Te lo assicuro, non c'è. Vaffanculo. Non c'è nessuna chance che questo comportamento discutibile sia nella nostra scuola. Qual è il. No! Questo è un insulto pesante, Kiryu. Non abbiamo il tecnico, però comunque una biciclettata nel naso non te la toglie nessuno. Così detto! Onestamente, sono stanco di questi parenti nervosi che si lamentano con me dei loro ragazzi. Crescere una tua responsabilità, non mia. Ma questo è proprio uno stronzo! Addio, Kiryu. Questo è proprio un pezzo di merda. Kiryu, meglio che andiamo a menarlo subito. Qual è il suo problema? Kaz. Dico solo zio a questo punto. Non provarti, Aichi. Sono. Farò in modo che questa cosa non accada mai più. Ma. Va bene. Parlo con Shiro. Comunque, ragazzi. Domani. Il prossimo video lo farò con la mia camicia hawaiana tipo Kiryu. Con i fiori. Bellissima. Devo ancora trovarla, allora. Beh, parlare con la gente qui cosa accade? Attimo, Ok, lo sfrattamento. Non gli offre niente, quanti soldi gli offrono. Ok. Oh. Ah, parlano dello sfrattamento, ok. È comparso da nulla. Shiro, santi dio, basta che mi dici, vado a menare tutti. Però meglio di no, perché faccio poco danno, quindi qual è il problema? Dai, parlami, ti spingo pure, dai. Parla, Shiro. Putini. Voglio che mi dici cosa è successo. Puoi fidarti di me, Shiro. Per favore. Tutto quello che voglio per te è che tu sia contento. Tu e tutti quanti qua. Non sto qua a fare niente quando sei chiaramente bisogno di aiuto. Dai, dimmi cosa succede. C'è qualcuno che ti bullizza. Sì, vabbè. Va bene. Andrò a parlare con la tua scuola. Non puoi. Sì, perché no?
Ho già parlato con il tuo insegnante, ma non era un sacco d'aiuto. Ciro. Porca troia! Ma. Qual è il problema? Perché Ciro non vuole che io vada alla sua scuola? Ci deve essere una ragione. Forse posso. Oh, Madonna, posso andare direttamente a parlare con i genitori del bullo? Sai, ci sembra sapere un sacco di quello che succede. Forse mi può dire la giusta direzione. Mamma mia, ma cos'è questa trama intricatissima? Ragazzi, posso dire che è bellissimo, finalmente, avere altri problemi più che andare in giro a menare gente perché ci rompono il cavolo mentre vado per strada? Ma basta, Steve. No, non lo prendo, lascialo lì, poverino. Mi piace questo cambio di quest. Però, la. Mi piace un sacco. Taichi. Ah, zio. Non dire a nessuno di questa cosa. Ma credi che puoi trovare chi bullizza Shiro per me? Lo so già. È quello che ti stavo dicendo prima. Chi è? Un bambino chiamato Yoshinori, ma. Ma cosa? È un po' complicato. Yoshinori è il figlio del. Ai, vaffanculo, è il figlio dell'insegnante di Shiro. Cosa? Sei sicuro? Hashimoto sarà un bel casino. Se ammettesse che il suo figlio bullizza. Quindi non so se parlerà mai. Beh, adesso devo veramente essere coinvolto. Meglio controllare Shiro un'altra volta. Zio. Lo chiamo Kiryu, dico Kiryu e basta. Perché, cioè, possono anche chiamarlo per nome. Cioè, in realtà Kiryu non è il cognome, in realtà. Però lo dico Kiryu. Ok, Shiro, Taichi mi ha detto cosa succede. Veramente il figlio di. Del tuo insegnante ti sta bullizzando? Sì. Perché non me l'hai detto prima? Per favore, Shiro. Mi devi parlare. Ma Yoshinori ha detto che suo padre gioca a golf con una Akasaka e del comune. Oh, che palle. Ha detto che farà chiudere il Morning Glory perché mio padre è sindaco e ti chiude l'orfanotrofio. Vabbè, credo che la mela non cada distante dall'albero. Vabbè, dai, che andiamo a menare tantissimo. Va bene, Shiro, non piangere. Non sto piangendo, sono solo frustrato. Stai piangendo, sei stato pure voi sectato. Yoshinori. Ok, bullizza i bambini. Quelli sono quelli che non sanno controbattere. Non è giusto. Non preoccuparti. Il Morning Glory non va da nessuna parte. Eh? L'ho promesso. Quindi la prossima volta che ti rompe le palle, voglio che tu ti arrangi. No, che ti arrangi, no. Vuoi che ti difenda. Fa molte file di virgolette. Traduzione un po' discutibile, però. Ho sentito la porta e non è vero. Mi hai sentito? Ok. Qual è il problema adesso? Cosa succede? Il giorno dopo! Oh Madonna Santissima! Ok, ho capito perché Shiro è così giù. Ma non è abbastanza. Devo mettere a posto queste cose. Kiryu, andiamo a menare tutti! Allora. Dove devo andare? C'è una quest magari. C'è scritto. Aspetta, c'è ancora gente dentro? Ma tutto sto casino, Aroka, dov'è? Ma è mattina, quindi saranno a scuola? Aroka va. Sì, Aroka va a scuola. È tutto vuoto qua, immagino, eh. Fammi vedere un attimo. Sì, qua è tutto vuoto. Ah, comunque ho capito una cosa. Nel prologo, quando arriva Riki e dice il boss è stato sparato. Il suo boss, no Daigo. Perché il disegno l'ho fatto. Come si chiamava? Ragazzi, l'ha fatto il. L'ha fatto. Dai, come si chiama? Saki. Che stava col capo di Rikia. Quindi ha senso. Quindi. È stato sparato sia Daigo che il boss di Rikia. Tutto bene, Kiryu-san? Sembra un po' preoccupato. Salve, Miara. Sembra che Shiro stia venendo bullizzato a scuola. Cosa? Chi? Vabbè. Mamma mia, vuole tutto bene. Beh, è un bambino chiamato Yoshinori, ma suo padre è il vero problema. È in ciuccia con questo Arasaka. Madonna. Quindi se non faccio le cose giuste potrebbero chiudermi l'orfanotrofio. Veramente? Non sembra la saga sa che conosco. Cosa? Lo conosci? Certo! Ma come certo? È famosa da queste parti.
Beh, famoso è uno del comune. Comunque è onesto, non è il tizio che usa la sua posizione per mettere a posto i problemi, cioè i suoi problemi. È il figlio, classico figlio, perché mio zio lavora alla Nintendo e ti fa, mette in galera. Vabbè, dai, sono i soliti discorsi del cavolo. Perché non vuoi parlare con lui? Parlava con i suoi, sono sicuro che lo farà. Non posso andare al municipio così. Forse c'è un qualche altro posto in cui posso incontrarlo. E perché non provi ad andare al golf? Perché il golf è lì che spende tempo, il suo tempo libero. Va bene. Va bene, mi piace. Tanto che si dimentica. Va bene. Chiedi, è un comunale, quindi non ha, lavora mezzogiornata. Lavora mezzogiornata. Anche secondo me. Comunque. Ok, la monorotaia, puoi andare alla stazione al golf. Grazie, Miara-san. Tempo di andare a vedere se quei rumor sono veri. E io sono ancora. C'è ancora uno stamina e basta, vorrei ricordare sta cosa. Dai, facciamo un po' di. Ok. Grazie, una sete, ho appena mangiato la pizza. Ho una sete. Ah, ok. Mamma mia. Comunque ogni tanto si blocca, ma non è. Puoi andare a prendere un taxi, una monorotaia per andare alla pista di golf. Ma andare a trovare la sacca alla pista di golf. Allora, c'è uno sotto quest! C'è già uno sotto quest! Guarda qua! Sono tutti. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma sono. Ci sono già. Aspetta. Beh, dopo. Intanto facciamo sta cosa qua. Per qua, questa cosa del punto di domanda, secondo me è una sotto quest, palese. Ma palese quella cosa. Sì, guarda, guarda lì. Guarda lì. Sì, questa è una sotto queste. La T cos'era? Ma si tolga dalle palle. La T cos'era? Giusto così per vedere. Perché devo. Aspetta, ma ci sarà una leggenda, no? Porca vacca. Mappa. Lì. No, io devo sapere cos'è la T. Cos'è? Cosa mi significa? È un taxi. È un taxi. Sono un idiota. È un taxi. Ah, il semaforo che fa sto casino. Mio Dio, sembra una suoneria di un telefono. Cosa che sei? Secondo te? Ciao. Ok, prendiamo sta monorotaia. Dopo fatta sta cosa facciamo un po' di sotto questo. Perché le sotto queste danno exp. Quindi servono. È qua. Devo andare alla stazione e alla pista da golf. Perché danno exp e quindi bisogna farle per forza. Dobbiamo migliorarci, santi Dio. Bisogna. Sono quasi obbligatorie. Come sono già informato, come sbloccare Amon. Oltre che tutto il sotto questo, ci sbloccherà una cosa tipo il bouncer, credo. Ok, salve. Sto cercando un tizio. Credo che io non si frizza malissimo. Il Ok. Benvenuto. Madonna, quanto. Qualche problemi è sta parte qua? È fatto col culo. Mamma mia, dai. Ah, ecco, sei un membro del nostro club. Beh, no. Ah, quindi sei un visitante. Hai un pass per i guest. Le mie grandi scuse. Ma questo è. Vabbè, un club esclusivo per uomini d'affari e ufficiali del governo. Se non hai un invito da un membro, le chiedo di andarsene. Mi scusate molto. Cazzo. Adesso come faccio a trovare a casa? A casa non posso andare neanche dentro. Se mi vuole introdurre. Questo che non hai un guest pass. Eh sì, non sapevo che era un club privato. In questo caso, perché non joini per un paio di buche? Veramente? Ok, dovevo incontrare un amico, ma non è arrivato. Immagino avesse cose dell'ultimo minuto da fare. Non mi piace giocare da solo, quindi se vuoi joinarmi sarai contento. E chi sarebbe lei? Ah, dove sono le mie maniere? Il mio nome è Akasaka, vabbè, sei lui. E te del comune? Sì, credo che mi hai sentito parlare di me. Posso dirti il tuo nome? Mi chiamo Kiryu. Bene, Kiryu-san.
Giochiamo, ragazzi. Quando finiremo sta cosa? Tutte queste Yakuza, devo contare quante volte ho detto Kiryu-san oppure. Cioè, basta. Ok, facciamolo. Che culo. Questa è la grande chance per avvicinarmi alla Saka. Che culo, ma mi immagino che culo. Oh, Madonna. Ma device pad? Ah, no, no, film pad. Ma sì, ma va bene, dai, tanto. Back. Sì, lo so, abbiamo già giocato a golf, tipo. Non so se è sporco. Sì, è palesemente sporco. Ok, io faccio il primo colpo, se non ti dispiace. Ok, poi fai tu. Che bello però. Cioè, che bello. Ok, RB, LB. 340 yard. Però sapete cosa? Mi sembra. Mi piace di più il golf così, piuttosto che quello al negozio, perché devi fare. Cioè, è più. E questo è golf. Due. Aspetta un attimo. Cioè, mi ricordo i nomi. Premi Y shot range. In che senso? Ok, fare le. Quanto approfondita sta cosa? Mamma mia. Ma lagga in culo, boh. Lagga in culissimo. Sì, vabbè, questo è uguale. Spero di non dover vincere, sinceramente. Ehi, sei abbastanza bravo. Non sono sicuro se sono andato così tante. Ah, ci avevo il vento a favore. Fai golf? No, veramente no. Vabbè, la pratica rende perfetti. Va bene. Oh, madò, aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Aspetta, sto già facendo casino, allora. Merda! 3 yard! Posso ri. No, no, mi tengo il par. Ma che palle! Che palle! Ah. Che palle, potevo fare birdie. Perdevo ancora capire un po' la distanza. Perché non c'è scritto la. C'è solo la distanza massima là. Sei fantastico. Io? Non credo. Ah, beh, non essere modesto, sei naturale. Dobbiamo andare alla prossima buca? Va bene. Veramente? Devo fare tutte le buche? Facciamo tutte le buche, cosa vuoi che ti dica? Mamma mia. Comunque, che lavoro fai, Kirusan? C'ho un orfanotrofio chiamato Morning Glory. Ah! Prendersi cura di più quei bambini è un gran lavoro. Non è semplice, certo. Ma niente mi fa sentire più felice che vederli sorridere. Ah ah ah, è fantastico. Sono contento che ti piace il tuo lavoro, Kiryu. E che lavoro? Ok, dove facciamo questa buca? Non so, questa si può fare 4, 9, mezzo. Questa si può anche fare buca in 1 se ce la fai. Però non lo so, questa è buona! Oh, là! Oh, finalmente! No, no, no! Ma che patterata devo fare? Ma che è sta patterata? Ma porca vacca! Fanculo, ma che roba! Sì che la voglio rifare! Ma che pendenza c'è? Ma che pendenza c'è? Ma santo Dio! Ah, ma il vento di merda! Ma vai, Mona! No, adesso devo farlo giusto, ma porca troia! Ma guarda lì, manca un centimetro! Sì, ce l'ho fatta finalmente! Dopo 1000 tentativi! Ma santo Dio, ma che io. Cioè, faccio la potenza uguale, la sbaglia, io non lo so! Eh sì, parlando di orfanotrofio, che diciamo, mamma mia fatica! Quanti bambini hai lì? 9, tutti quanti in elementari. Ma che Aruga? E tu. E ti prendi cura tutti quanti da solo? Hai qualche aiutante? No. Ma quella più vecchia Aruka ha un sacco di. Prendi un tassante di responsabilità. Farà la sesta elementare, la prima media in realtà, la sixth grade. Hanno sei classi elementari in Giappone. Ok. E le faccende sono divise da tutti quanti. Tutti quanti devono aiutare. Che fantastico.
Tutti quanti, un sacco di ragazzini questi giorni stanno lì a cazzeggiare, a guardare la TV quando i loro genitori fanno tutto il lavoro. Adesso andiamo alla prossima buca. Quante buche devo fare, uomo? Quante buche? Mamma mia. Come un professionale, Kirusan, qual è il suo pensiero nei giovani d'oggi? Beh, le cose sono differenti da quando ero io giovane. Ok. Ma come drasticamente il mondo cambia velocemente, credo che non sia un tanto una sorpresa. E il vero problema. Anche imbocchiamo i ragazzini troppo in questi periodi. Non c'è più immaginazione. E ai miei tempi. Ah, creavamo noi i giochi da fare quando eravamo noiosi. Ok? E quindi, visto che eravamo un sacco di bambini di diversa età, dovevamo fare le regole che erano giuste per tutti. Ok? Addirittura, Kiryu. Questi giorni, però, tutti i videogiochi all'internet, Kiryu, che tristezza! Da quel che ho sentito, molti ragazzi vogliono stare, preferiscono stare nelle loro stanze che andare fuori a giocare. Oh, che triste! È vero, non avevamo questi lussuri quando eravamo giovani. Vabbè, però quanto morale. Mi sento. Ma come? Mi dispiace per loro. C'è un sacco di bullizzamento, è anche più prevalente, devo ammettere. C'è sempre stato, ma incidenti. Cioè, sono sempre più spesso. Succede sempre spesso. Forse c'è una mancanza di considerazione. Sembra di sì. Beh, io la sparo, va. Quasi! Quasi! No, siamo matti! Siamo matti, col cavolo! No, si fa un CP in cazzo, ok. Mamma mia! Che colpo incredibile! Ma posso tirare? Ok. Posso. Mamma mia, fortissimo! Dai, oh, mamma mia, siamo più vento contro, ci abbiamo. Te! È troppo, troppo, che fortissimo! Kiryu ha tirato fortissimo! No, non facciamo beta così. Là! Ma quanto forte devo tirare, però! C'è vento contro! Quanto forte tira, Kiryu! Oh, là! Eagle pure! Ma è par 4, fatto in due colpi! Yes! Oh, là! Uomo! Kiryu! C'è un'altra domanda per chiederti, dei tuoi ragazzi, se non ti spiace. Come spendono il loro tempo libero? Beh, non abbiamo computer o giochi, quindi per il mostro del tempo vanno fuori. E quelli più vecchi hanno un occhio di riguardo per quelli più giovani. Siamo una grande famiglia. Sembra bellissimo. Ti andrebbe se ti vengo a visitare un giorno? Sono 35 minuti e da 20 minuti che gioco a golf. Ok, mi piacerebbe un sacco. Ho vinto! Mamma mia, che tristezza! Tipo, vabbè. Vabbè, c'è sempre la stessa animazione che fa. Yes! Il golf, però, così il golf mi piace di più, però. Più che fare il target practice. Grazie per la partita, Kiryu. Il golf non è il massimo senza una conversazione. Ok. Spero di avere la chance di fermarmi al tuo orfanotrofio presto. Veramente, sinceramente. Sarebbe bello. Ok. Se ti serve qualcosa, per favore, chiamami. Farò tutto con il mio potere per aiutarti. Lo apprezzo molto, Arasaka. Vabbè, Trovo. addio. Per ora. E ci vediamo. Ah, prima che ti dimentico. Ah, ok. Ti ho messo nella mia lista degli ospiti. Quindi potrai andare al club quando ti pare. Forse giocheremo da qualche volta. Spero di sì. Ma io mezzo tormentatissimo. Però che non gli hai domandato niente. Però abbiamo scoperto che non è uno stronzo. Akasaka non aveva niente d'altro da dire che cose belle del Morning Glory. Forse farà sentire meglio Shiro. Allora, le sotto queste le facciamo quando abbiamo un momento libero. Però voglio finire questa cosa qua. Dove andare? Qua.
Volevo finire la questione del bullizzamento, anche se ci metteremo un'ora e mezza, chi se ne frega, voglio godermi la cosa. Quando avremo un po' di città libera, perché anche adesso avremo città libera in realtà, però voglio finire la questa qui. Ok, salve. Ah, casaca. Bello vederti, di nuovo Kirusa. Ma siamo visti un minuto fa. Ti ho detto che mi fermo, no? Sì. Appunto, non mi aspettavo così presto. Ok. Va bene, va bene. Te c'è in casa? Ah, erano a scuola, sì. Ah, Zekiryu. Ah, ci siamo dimenticati di salutare il nostro ospite. E gli ultimi scarpe prima di entrare. Ehi, zio Kazu. Ma zio Kazu mi fa troppo ridere. Basta, basta, basta. Siamo a casa. Avete avuto una buona giornata a scuola? Ah, un ospite. Salve, signore. Salve. Ah, salve, andiamo in zoom. Ok. Ma come ride? Che bambini energetici. Va bene. Una cazzo di puttana. No, me l'hanno menato malissimo. その様子じゃ負けたか。次は絶対勝つ。元気な子供ですな。あれ、お客さん？ああ、挨拶しろ。はじめまして、シローです。ほう、ちゃんと挨拶もしっかりできて気持ちのいい子だ。L'hanno menato morire su Kiryu, fa un casino. おい！あんたが桐生だな。Cosa se ti vuoi menare uno? この子供にあんたどういう教育してるんだ。見ろ、喧嘩であざだらけだ。どうしてくれるんだ。Ha fatto bene. ああ、橋本さん、お久しぶりですHa ね。fatto bene, grande Kiryu, insegnagli così. Akasaka 先生。Si caghi addosso, eh! Però questa è la cazzina importante, non me l'aspettavo. Ok, cosa fa qua? Veramente sono. Volevo. Va bene, ho capito, dai. Veramente volevo fare visita a questo frantofimo per un po' di tempo. Quindi, beh, certo, non ho speso. Non ho. Ah, ok. Non ho sprecato tempo quando Kirio mi ha invitato qua. Ok, volevo vedere i bambini che ama così tanto. Ok, cresciano per bene. E l'ambiente forse è la mano di Kirusan? Qual è il tuo segreto? Onestamente non posso prendere così tanto credito, sono veramente indipendenti. Io intervengo quando è assolutamente necessario. Ho capito. Dovresti prendere spunto, Shimoto. Sì. Ah, va bene. Ehi, cosa va, Shiro? Ma non è vero, ma che cazzo ancora di discorso? Non parlare in questo modo, giovane. Non ha scelto lui di essere un orfano. Nessuno di questi bambini l'hanno fatto. Se sei veramente un suo amico, dovresti aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Non fare peggio. Vabbè, vecchiaccio. Non lo farei mai. Ok. Sono sicuro che sarà il suo. Ma è il suo figlio, quindi è un casino. Beh, dovrei andare. Sì, meglio che vai via, va. Devo dire che io. Ok, mi scalda il cuore quando sono contenti e in salute i tuoi bambini. I tuoi figli, a sto punto diciamo tuoi figli. Il mio supporto, è tutto il supporto della città, te lo assicuro. Addirittura. Ma sei guarito! Ma hai guarito! È guarito! Ma what the fuck? Aruka, sai, ciao. Ehi, Aruka, com'è andata a scuola? Ok, è andata bene. Come sono andati gli altri? Ah, sono arrivati un po' di tempo fa. Sì, anche Shiro? Spero che stia bene. Non preoccuparti, Aruka. Shiro starà benissimo. Veramente? Ok, sono contento. Sono contenta. Ero così preoccupata quando stavo sentendo che stavo venendo bullizzato. Sono contenta che sia tutto a posto. Anch'io. Beh, dovrei andare a fare il pranzo. Cena? Ma che cazzo di ora tornate? Stai. Occhio coi coltelli. Maruka, ma Kiryu, ma un grazie? Cioè, Aruka, mamma mia. Meglio di andare. Andiamo a far cena. Sono 42 minuti. Finiamo, dai, finiamo a sto punto. Dai, dammelo indietro. Lo farò, solo che. Non ancora. Scusa, Taichi. Taichi, hanno problemi, meglio andare a guardare.
Un attimo, ma hanno tutti... Dammi i miei soldi dietro! Non ce li... Ma non ce li ho adesso, non posso aspettare quando mi dà la paghetta? Ma non è fino alla prossima settimana! E il nuovo manga di Ninja Ranger viene fuori oggi. Tutti quanti a scuola lo leggiano prima di me. Mi scuso, Taiji. Vabbè. Meglio che mi paghi prima, tu bugiarda. Ma che schifo, ma perché? Vabbè dai. Qua ci sono problemi qua. Ci sono problemi di alcuna sorta. Questo è il salvataggio. Sono problemi qui. Ok, non ci sono problemi. Allora, io direi che 43 minuti di golf vanno vanno benissimo. Questa qua è il punto di salvataggio, vero? Sì. Io direi che per questo appuntamento di Kiwami 2 di Yakuza 3 abbiamo concluso. Se vi è piaciuto, 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 se vi è piaci